Io ricordo quella scena che quando arrivai con la moto sotto, vidi il viso di Claudio che si girò, l'impatto. Claudio stava al lato destro, si girò di scatto perché sentì la decelerazione del motore, la scalata che si sente quando arrivai sotto, perché arrivai proprio attaccato a lui. Che poi quando Claudio fu sparato, che cadde verso avanti, il cavallo continuò a camminare, perché forse negli urti degli spari, non so, continuò a camminare. Lui cadde, però rimase impresso i colpi dietro la spada che prese.